Buongiorno, eccolo qua il libro di cui parliamo oggi, Escol Nevò, l'ultima intervista. È un bel libro, la storia. L'autore parla di se stesso e attraverso una serie di risposte che dà ad una intervista via mail. Quindi non c'è un romanzo con una storia. Presunta crisi di scrittura, l'unica cosa che riesce a fare in questo periodo della sua vita è quella di rispondere alle domande che gli vengono poste via mail. E nelle risposte lui è sincero, parla di se stesso, parla della sua vita, del suo rapporto con i libri, nella famiglia, eccetera. E a dire la verità non si capisce sempre se dica la verità, se stia inventando in modo del tutto autonomo o se dica qualche cosa di verosimile o meno. Quindi c'è questa incertezza tra la letteratura, perché quella che sta facendo lui rispondendo a queste domande, e la realtà. La realtà influenza la letteratura o la letteratura influenza la realtà o la letteratura è la realtà. A volte mi verrebbe da dire che questa è la soluzione, perché quando leggi un libro bellissimo e ti immedesimi, quel libro diventa realtà per te, ma chiusa la parentesi. Di che cosa parla in queste risposte? Allora, le risposte che dà non sono perfettamente combacianti con la domanda, no? C'è la domanda e lui parte per la tangente raccontando delle storie, raccontando del suo rapporto con la moglie, che probabilmente lo sta per lasciare, e il suo rapporto con i figli, ottimo, e appunto il suo terrore è quello di perdere non soltanto la moglie, ma anche la possibilità di vedere ogni giorno i figli, e ne parla in modo molto sincero. C'è un bellissimo poi serie di discorsi a un amico in ospedale con un cancro e probabilmente ha poche speranze di sopravvivere. Lui lo va a trovare molto spesso, parla con lui. A volte rimane lì quando questo suo amico non può parlare perché è imbottito di antidolorifici e quindi viene imbambolato. Però insomma lui continua a parlare con questo amico, a volte anche quando lui non ascolta. Parla dei libri che scrive, del suo rapporto con i lettori, del suo rapporto con il pubblico, eccetera. Soffre, dice di soffrire di disistimia, cioè poca stima di se stesso. Parola un po' strana, che però lui alcune volte la traduce, diciamo così, come depressione, leggera depressione. Ecco, parla di tutta una serie di aspetti, parla anche di quello che succede in Israele, accenna all'intifada, le due, la prima e la seconda intifada, e tutti questi argomenti però li tratta con un certo grado di leggerezza, che non è una leggerezza superficialità, ecco, non è una superficialità, ma è insomma la capacità di avere un tono che in qualche modo rende piacevole la lettura completa del suo libro. Anche la Shoah, tema sul quale non ride, però a volte tratta con leggerezza in questo modo. Lui va a fare una conferenza in Germania e in Germania gli regalano un reduce della Shoah, gli regala tramite il direttore, diciamo, dell'ente che ha organizzato la sua visita, un libro molto grosso, scritto da lui, con fotografie, con ricordi, eccetera. Un libro enorme, che pesa moltissimo. E lui non riesce a farlo stare nella valigia, perché pesa troppo. E allora se lo dimentica. Però succede più volte che ce lo dimentica in posti dove casualmente c'è qualcuno che sa che è il suo e glielo fa riavere. Succede tre volte questo, dopo come lo racconta lui è molto, molto spassoso, però è un esempio, no, di questa leggerezza, di questo modo di scrivere che ha. Insomma. Ecco, veramente io direi che è proprio un bel libro, e i temi che tratta sono tipici suoi: l'amicizia, l'amore, i rapporti fra le persone, introspezione, ma anche quello che ci si dice, quello che non ci si dice, quello che si riesce ad esprimere, quello che non si riesce ad esprimere, i tradimenti e la fedeltà. Il tradimento è interessante perché ciò che fa scatenare, diciamo,
la fine del rapporto con sua moglie è la confessione che lui fa di un tradimento che ha avuto in Sud America. Ma non è chiaro, e nemmeno dentro il libro, se questo tradimento è effettivamente avvenuto oppure lui l'ha inventato per in qualche modo superare questa sua parziale depressione, per sentirsi, come dire, per smuovere la moglie nei suoi confronti. Ecco, anche questo è un elemento, no? Che ci fa stare sorpresi fra la verità e la menzogna, la letteratura e la vita, eccetera. Temi che sono già presenti in Escol Nevò. Bene, è un libro che assolutamente consiglio, e dire la verità li consiglio anche i precedenti di Escol Nevò. È un autore israeliano molto importante, e non mi ricordo quanto sia nato, ma deve essere giovane, abbastanza giovane. È tutto qua. Ah, finisco ringraziando la Biblioteca Cabral di Bologna e il Museo Ebraico che organizzano, e è stato letto in questa situazione, dei gruppi di lettura che discutono libri sulla moderna letteratura israeliana. All'interno di questo gruppo di lettura è stato discusso anche questo testo, e niente, io ho partecipato ed è una cosa molto bella perché ci sono delle persone, a parte noi lettori semplici, ci sono alcune delle persone che sono esperte realmente di letteratura ebraica, israeliana, di storia del Medio Oriente, di lingua ebraica, e quindi arricchiscono in modo molto molto forte, diciamo, l'esperienza di chi partecipa a questi gruppi di lettura. Bene, buona lettura.